laicista, democratica e multietnica respinge con forza questa deriva xenofoba e razzista. Il nostro sarà un no fermo, è un no fermo. Il nostro faro, lo ricordo, deve essere la Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, che riconosce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di lingua, di etnia e di religione. Questa deve essere la nostra guida e il nostro faro per il cammino verso la pace e verso la democrazia. Grazie a tutti. Grazie, grazie ancora all'Ampi. E direi che diamo la parola adesso ad Alessandro Robecchi. Grazie. Vai. Ciao. Ciao, grazie di essere qui. Si sono sentite tante parole in questi giorni che forse aggiungerne non serve. Poi soprattutto si è parlato di cose enormi, no? La nostra libertà, la nostra sicurezza, il nostro diritto a dire quello che ci pare senza essere presi a pistolettate, anche il nostro diritto di vivere in un mondo dove ci sono un milione di differenze senza che qualcuno si metta ad affermare la sua differenza a colpi di mitra. Però proprio perché sono state consumate tante parole grosse, io vorrei parlare di cose più piccole, personali, quasi private, non so, come per esempio la nostra libertà e il nostro diritto a ridere. Lo dico perché tutto è nato dall'eruzione a Charlie Hebdo, e quindi come se qualcuno fosse entrato in un circo a ammazzare i clown, e questo mi sembra particolarmente assurdo. Ridere è una forma di emersione assoluta e totale, praticamente impossibile da reprimere, perché noi comunque rideremo sempre di qualcosa. Saper ridere e vedere il ridicolo di chi esercita il potere, qualunque potere, è una forma di resistenza umana che non possiamo permetterci di perdere. Non sto parlando d'altro, perché per ridere servono alcune cose che sono intelligenza, senso critico, delle opinioni e una libertà assoluta. E queste cose sono esattamente le cose contro cui hanno sparato a Parigi. Io quando ho visto le prime immagini della redazione di Charlie Hebdo ho detto: ecco, gli hanno sparato perché sono liberi. E quindi noi, se vogliamo vincere, dobbiamo essere più liberi ancora, tutti. L'idea che per fare contento un dio, qualunque dio, devi entrare in un posto e ammazzare un disegnatore ottantenne che ci fa ridere da 50 anni, uno come Volinsky per esempio, dovrebbe essere uno di quei paradossi che fa ridere, non una cosa che succede veramente. Un'altra cosa che succede veramente e che dovrebbe far ridere invece di succedere è la pretesa di mettere in campo una specie di guerra tra noi e loro, l'Occidente, l'Islam. Siccome l'Islam sono quasi 2 miliardi di persone, confonderlo con 4 assassini è una stupidaggine grossa. È come pensare che tutti gli occidentali, tutti noi, siamo torturatori della CIA. Non è vero, è una cazzata. Vi dico una cosa sola, poi chiudo. La percentuale di uomini e donne sul pianeta che non spara a nessuno, che non ordina bombardamenti, che non semina mine, che non si fa esplodere in un mercato, che non prende ostaggi e che non entra in un circo a sparare ai clown, è superiore al 99,99%. L'unica guerra di civiltà che si può concepire è quella tra chi spara e chi non spara. Quindi noi, che non abbiamo né mitra né cacciabombardieri, siamo una notevole maggioranza. Cerchiamo di vincere. Grazie Alessandro. Dobbiamo andare un po' di corsa forse, perché c'è tanta gente che vorrebbe e dovrebbe intervenire, non so se ce la faremo a far intervenire tutti. Io do la parola adesso a Maria Ismail della comunità somala, perché, beh, insomma, perché ve lo dice lei, credo che lo capiate. Ciao a tutte, ciao a tutti. Perché prima
ho l'onore di essere la prima donna a parlare dopo una sfilza di uomini. Secondo, perché sono una donna musulmana, pacifica. Terzo, perché sono una cittadina di Milano. E quarto, per dire a Salvini che non è vero che vogliamo sgozzare nessuno. Non abbiamo coltelli, siamo madri e siamo padri. Siamo persone. Cresciamo i nostri figli e le nostre figlie con voi, mangiamo con voi, respiriamo con voi. Io non voglio assolutamente ammazzare nessuno. Grazie. Parlo anche come comunità somala, perché la mia comunità, e questo lo dico a Salvini, da 25 anni è sgozzata dal fondamentalismo islamico, così come le mie amiche curde che sono qua sotto, così come le yazide, così come le siriane, così come le donne musulmane, di tutti i luoghi, di tutti i tempi, di tutte le latitudini. Sono qui per dire no, non è la mia religione, e la mia religione non può essere usata per questo. E ringrazio Mauro che mi abbia dato questa opportunità. Noi siamo qui, velate o non velate, musulmane, cittadine italiane, pacifiche. Io sono con la Francia, sono Charlie, ce l'ho qui, sono Ahmed, ce l'ho qui, sono quella donna che è stata ammazzata, donna vigile di origine africana. Sono con tutte le vittime del terrorismo e mai con il terrorismo, di qualsiasi matrice essa sia. E questo se la mettono chiaro in testa tutti i giornalisti, tutti i politici di questa terra e di questa Europa. Non ne possiamo più qui seppellire la nostra gente insieme a voi. E quindi prendiamoci per mano e andiamo insieme a lottare e dire pace, shalom, salam. Grazie.